From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where. Domenica 30 settembre ci troviamo a Casal Vittoria a Cucurano di Fano per il Country Wedding Day, una giornata interamente dedicata ai futuri sposi. E sono davvero tante le proposte rivolte alle coppie, dagli abiti da sposa e da cerimonia al settore della fotografia, catering, trucco e parrucco, inviti, liste di nozze, ma anche l'arte floreale, musica, viaggi e auto da sogno. E questa nuova formula è dovuta a Vittoria Catering Banqueting in collaborazione con Urbino Incoming, una location meravigliosa. Vero. Cesi, avete fatto un ottimo lavoro, devo dire, ma dobbiamo ancora scoprire tutti i dettagli perché ci sono davvero tante cose. Partiamo da questa località che è sulle colline di Fano ed ogni spazio è stato curato nei minimi dettagli con delle vie addirittura nominate. Sì, esatto, abbiamo la via dell'accoglienza che è all'inizio, dove accogliamo appunto gli ospiti per poi offrire a loro un aperitivo di benvenuto e dei buffet. Poi si scende di sotto, abbiamo la via della limonaia, la via della vendemmia e abbiamo la via degli ulivi e la via della costellazione, perché poi abbiamo un telescopio per poter far vedere le stelle da questo telescopio. E in fondo abbiamo il piazzale della gioia, dove poi accogliamo per la cena e terminare la serata. Oggi è proprio un'occasione per far conoscere questo posto fantastico, ma anche per dare delle occasioni e delle informazioni ai futuri sposi. Assolutamente sì, questa giornata abbiamo fatto un Country Wedding Day, dove appunto vorremmo far conoscere la nostra location, e in quanto io la ritengo meravigliosa, sei e mia, quindi gioco di parte, e dove abbiamo diversi fornitori proprio perché gli sposi possano avere tutto e tutto ciò che necessita per il giorno meraviglioso della loro vita. Già avete iniziato dal mese di giugno ad accogliere, quindi ospitare eventi? Sì, esatto, precisamente. Abbiamo fatto già dei matrimoni, abbiamo anche fatto delle belle cene di compleanno, belle feste, anche perché è una location che si presta a un bel gioco, insomma, di giardini. Abbiamo anche diciamo una parte che appunto abbiamo messo dei divani con delle balle di fieno proprio per i ragazzi, insomma, per dargli anche una giornata più pratica e più gioiosa. Vi occupate sia di catering che di banqueting, dunque riuscite a seguire tutto quello che riguarda l'organizzazione e seguire passo passo le coppie. Sì, e come wedding, come catering e banqueting, anche perché noi come banqueting cuciniamo proprio tutto sul posto, e facendo anche vedere proprio agli ospiti stessi il fatto di cucinare al momento, e preparazioni prima ce ne sono pochissime. E anche questo, insomma, è un bel gioco, secondo me, vero e proprio, che vale la pena sceglierci. Visto che vi occupate di wedding, ci sono delle novità, insomma, le cose che vanno per la maggiore o dei semplici consigli per i futuri sposi? Assolutamente sì, cioè io do sempre consigli, anche quando mi capitano delle coppie che poi non mi scelgono, comunque dico: sappiate che se avete bisogno di un consiglio io ci sono. Beh, è giusto, questo quando si parla di professionalità si vede a 360 gradi, e questa, diciamo, è una opportunità anche diversa, no? un luogo molto particolare per celebrare il giorno del sì, e diciamo qualche consiglio per queste coppie. Anche sulla cura dei dettagli, perché è tutto fondamentale, insomma, un giorno si spera irripetibile. Certo, ce ne sono tante, anche perché oggi come oggi i ragazzi giustamente sono esigenti, anche perché per loro è un giorno importante, uno dei giorni più importanti della loro vita, quindi tendiamo comunque a consigliarli sempre in base a quello che chiedono loro, le prospettive che sono loro, insomma. I gusti, insomma. Certo, va in base proprio ai loro gusti. Io infatti come wedding cerco sempre di capire caratterialmente come sono, e
poi anche da lì vado a percorrere il cammino in base alle loro esigenze. E per maggiori informazioni, dove è situata la vostra sede? In via delle Ginestre numero 7, lì abbiamo uno showroom, anche una piccola presentazione di un tavolo dove possiamo far vedere poi tutto quello che abbiamo in base alle loro esigenze e andremo poi a soddisfarli. Allora, intanto andiamo a conoscere questo posto fantastico. I can't wait to live my life. Sauro, che cosa comprende il settore del catering? Innanzitutto Simona e a tutti i miei clienti e futuri clienti, comprende usare della materia prima del territorio, soprattutto cercare di usare la materia prima del territorio e materie prime di qualità. Poi dopo, come dico a tutti i miei clienti quando vengono a un colloquio o quant'altro, che noi siamo completi in tutto. Cioè, vieni da noi, sì, scegliamo il menù dall'aragosta alle ostriche al classico sardoncino fanese, però ti diamo anche tutta la mise en place che comprende i piatti, i bicchieri, i tavoli e le sedie e quant'altro. Insomma, ecco, cerchiamo di essere completi in tutto per non far impazzire, diciamo, i futuri clienti che devono andare a destra e a sinistra a cercare seggiole o quant'altro, insomma, ecco. Possiamo dire un pacchetto completo che riuscite a fornire grazie anche a questo casale che ci raccontava Cesi, è diventato un sogno, è diventato realtà. Giustissimo, abbiamo preso questo casale perché era un sogno di mia moglie e mio, e l'abbiamo preso, uno, perché un sogno, due, perché dobbiamo un po' contenere anche i costi, non superare queste famose cifre esagerate che non si riesce più, purtroppo, ahimè, a raggiungere e avere dei clienti, insomma. E allora abbiamo preso questo casale per essere più competitivi con tutti, insomma, ecco. Il posto ci piace, cerchiamo di curarlo. Noi lavoriamo bene, ci piace lavorare, poi dopo chi non vuol venire nella nostra casale andiamo in qualsiasi location come prima, come l'anno scorso, insomma, o come i 30 anni indietro che facciamo catering. E cucinate direttamente sul posto, ovviamente, e dopo di sotto riusciremo a vedere anche delle anticipazioni, vedremo proprio il vostro personale al lavoro. Sì, sì, di sotto abbiamo dei ragazzi che stanno cucinando del kataifi, del fritto di pesce, degli spiedini, però noi qui in questa location abbiamo due cucine, una per l'antipasto, e che è qua su in alto dove c'è tutto diciamo, il benvenuto degli ospiti, e l'altra cucina di sotto dove c'è la terza struttura, il gazebo, e lì abbiamo un'altra cucina dove cucinano tutti i secondi, i primi, insomma, quella che è la cena vera e propria dell'evento, insomma, ecco. E in caso di pioggia? In caso di pioggia abbiamo una terza struttura che sono 245 metri quadrati, riusciamo benissimo a servire tranquillamente sulle 200 persone facendo il punto dell'aperitivo, il punto dell'open bar, la musica e quant'altro, insomma, ecco. E quale auto accompagnerà i futuri sposi? Beh, insomma, ci sono delle bellissime auto d'epoca anche per questo, Edo. Ci sono tanti modelli. Sì, modelli, sì. Dal 37 in avanti ne abbiamo da scegliere, via. Però, di tutti i tipi. Ad esempio? Una Tryson, Citroen, Palace, Mercedes, Jaguar, Limousine, anche, via, anche. Davvero per tutti i gusti, tutti possiamo i gusti. Dire. C'è una scelta, una gamma vasta, via. Dove si trova la vostra sede? In via Paolo Borsellino. A Fano, sempre. A Fano, sì, Codma. Quindi lì poi potranno vedere tutti i vari modelli e scegliere l'auto perfetta. L'auto che uno pensa di immaginare, via. Alessandro, anche la torta rispecchia i gusti e i colori del matrimonio? Certo, la torta praticamente viene studiata insieme agli sposi in base alla location, al contesto, alla stagione. Ci sono queste qua che sono delle wedding cake in pasta di zucchero, poi ci sarà la torta da taglio e il gusto viene studiato sempre insieme agli sposi e al ristoratore in base al menù, la stagione, quindi abbiamo dalla gelea ai frutti esotici, frutti rossi. Ne abbiamo fatto una particolare quest'anno, la chantilly agli arachidi con il caramello salato di cervia e arachidi e cioccolato fondente. È piaciuto anche agli ospiti? Sì, sì, molto. Sì. Ti sarai presente anche tu al momento del taglio? Certo, sarò lì con loro che allestirò il loro tavolo con le candele, se è di sera, o fiori, bottiglie, luci, acqua. Ci abbiamo la fibra ottica, le candele, di tutto di più, tutto per allestire anche il tavolo e dare importanza al taglio e alla torta. E dove si trova la Dolce Vita? A Monteporzio, in via Cesanense, sulla Pergolese.
E vedete questi meravigliosi abiti, gli abiti da cerimonia, sposa e sposo sono fondamentali, una scelta anche difficile sia per l'uomo che per la donna, ma soprattutto per la donna. E Mary Sposa ha una collezione degli abiti davvero meravigliosi. Stella, qua abbiamo tre esempi, ma intanto quali sono le novità per quanto riguarda i colori e i materiali? Allora, le novità 2019 sono state presentate nella tonalità di colori pastellati, un rosa chiaro, un nudo e poi giustamente non manca il bianco che fa sognare ogni sposa. Il pizzo invece quello non passa mai di moda? Il pizzo è un po' intramontabile, il pizzo sull'abito da sposa ovviamente è cambiato, è un pizzo macramè, un pizzo più lavorato, un pizzo più ricamato, però c'è. E i punti luce vedo che anche quelli non mancano. Anche tanti cristalli Swarovski, punti luce nella gonna, i tool glitterati, i disegni glitterati sulle gonne. Invece per quanto riguarda proprio il modello, quindi classico a sirena, insomma ce ne sono tantissimi, nel vostro negozio immagino che con le prove degli abiti date anche dei consigli, perché giustamente devono essere adatti alla propria figura, alla propria linea. Certamente, per questo mi distingo, perché la sposa che acquista un abito da Mary Sposa acquista un servizio, non acquista solamente un abito, viene seguita, consigliata nella scelta del colore, nella scelta del modello, quindi per me la sposa deve essere perfetta nel giorno del suo sì. Asso di Fiori invece si occupa dell'allestimento floreale. Daniele, quali sono i colori che vanno per la maggiore? Quest'anno c'è molto ritorno del pesca e dello shabby chic come colori, diciamo il rosino chiaro, colori tenui, il pesca, salmone, rosino e il classico bianco che non si sbaglia mai, perché tanto la chiesa è il white total, non si va sul sicuro. Esatto. Ecco. E il tipo di fiore è molto le rose? Quest'anno tantissime le ortensie, e eucalipto come tipo di verdura, che è quello che vediamo qua anche nelle composizioni, che viene molto utilizzato dal classico verde scuro, diciamo è un verdino chiaro, l'eucalipto molto molto usato. E l'ortensia è quella che quest'anno, a differenza delle orchidee, per dire, c'è stata tantissima richiesta. Preparate anche gli archi? Sì, tantissimi archi, rotondi, quadrati, di tutte le forme, a mo' di gazebo. E non solo su Fano, ma anche tanti fatti in spiaggia e nelle location, che ci sono anche molti turisti, cioè stranieri, che vengono a sposare qui da noi, ce ne è capitati inglesi, francesi, australiani, questo mi ha fatto, brasiliani. Vengono a Fano per sposarsi? Sì, perché magari l'hanno vista, non so, sulla cartina geografica, che fanno il giro. Mi è capitato dei brasiliani, per dire, che sono venuti a sposare qua per fare il viaggio di nozze in giro per l'Italia. E hanno scelto Fano. Chi dopo San Francisco, mi è capitato dei classici russi, quelli normalissimo, ma tanti mi è capitato tedeschi. Rischi in spiaggia, torrette proprio, davanti al mare, a Fano, senza fare adesso il nome del locale, in spiaggia anche un mese fa, ma tuttora l'abbiamo fatto anche la settimana scorsa. Poi adesso molti allegano la location con il ristorante. Direttamente lì. Sì, specialmente anche in Romagna, noi ne facciamo tanti in Romagna e lì ne abbiamo fatti tanti tanti. Quindi insomma ci sono le richieste, le persone che continuano per fortuna a sposarsi. Fortunatamente sì, ma tanti sono i civili, come stavo dicendo. I classici, i numeri ci sono con le chiese, ma i riti civili stanno crescendo tantissimo, come c'era poi sul resto del Carlino, su Corriere Adriatico anche un mese fa, che diceva il sondaggio che i riti civili stanno superando, non proprio superando, però insomma ci avviciniamo. Allestimento completo? Completo, sì, partiamo dalla chiesa e al ristorante, alla location, dopo a seconda del tovagliato, dalla mise en place, secondo i colori, i segni a posto, la confettata, l'abito della sposa, abbiniamo i colori e lo stesso allestimento viene effettuato col tableau de mariage in tanti modi, in collaborazione poi con i wedding planner che interagiscono nelle ville, nei ristoranti, insomma. La passione nel raccontare, la capacità di emozionare, l'esperienza nel ritrarre. Per il giorno più bello della tua vita affidati a chi tra modernità e tradizione saprà rendere indimenticabili quei magici momenti, momenti che sicuramente rimarranno nella memoria per tutta la vita, e per questo, per immortalarli, ci sono dei fotografi professionisti ovviamente, come ad esempio Luca Cardinali. Chi è Luca, Laura? Luca Cardinali è un fotografo che ha due studi, una Montecchio e un Urbino, si occupa principalmente di matrimoni. Diversi servizi, che servizi offre? Servizi tra i quali ad esempio servizi fotografici prematrimoniali, matrimoniali, photobooks per genitori, fotosviluppo, video HD professionali ad alta risoluzione. Cesi, e su richiesta preparate anche un'ottima confettata. Vero, eccellente, perché i confetti sono eccellenti, arrivano da Napoli
e d'estate vado ad usare sempre frutta, quindi confetti alla frutta, poi d'inverno magari metto anche il cioccolato, insomma, che è più invernale. L'allestimento che vediamo alle tue spalle è frutto di una ricerca, possiamo dire così? Assolutamente sì, mi è partito tutto con un pezzo che mi è stato regalato e da lì ho detto ok, perché non creare la confettata vintage, veramente vintage, e comunque viene personalizzata ogni volta in base al carattere e alle esigenze dei ragazzi. Se l'organizzazione del matrimonio comunque comporta un grandissimo impegno per gli sposi, anche cercare, trovare il regalo giusto per gli invitati non è cosa da poco. Per fortuna Gallery offre una vastissima scelta, quindi sarà possibile effettuare la lista di nozze. Vi trovate in via Roma, giusto? Via Roma 49, sì. Avete delle cose molto particolari, devo dire. Grazie, la mia ricerca è appunto questa, cioè di trovare non il solito oggettino, però delle cosine che si differenziano un po' da tutto quello che ci gira intorno. Di conseguenza sono momenti un po' particolari, quindi bisogna che un attimino provi a trovare qualcosa di differente. Possiamo fare, sì, certo, diverso. Qualche esempio, magari, non so, il profumatore, l'odorante per la stanza, sì, o questa lampada. Le Lambergé, che sono dei diffusori di profumo molto particolari, che oltre a darti un profumo specifico in casa, ti tolgono di conseguenza i cattivi odori. Okay. Quindi non andiamo a coprire il cattivo odore, ma lo eliminiamo e quindi profumiamo l'ambiente in una maniera diversa. Si sente tantissimo. Buonissimo. C'è odore di fritto, in effetti cerchiamo un attimino di toglierlo. E questa invece è la lampada? Allora, questa è una linea nuova, sono delle lampade molto particolari che nascono in Grecia. Okay. E sono tutte fatte in tessuto, in amidato, tutte fatte a mano e sono bellissime. Io ne ho portata una sola perché momentaneamente disponibili ne ho poche perché ne ho vendute tante, però è un articolino molto molto originale, diverso dal solito. Un'altra cosa che ho notato è un tappeto che vediamo di fronte a noi. Qual è il materiale? Allora, il materiale è vinile. Sono dei tappeti in vinile che vengono posizionati sia all'interno che all'esterno, quindi di conseguenza non si irrigano, non si scoloriscono, aderiscono al pavimento. E possono lavare tranquillamente? Lavi il pavimento e lavi il tappeto, quindi non c'hai la scocciatura di star lì a ripulire il tappeto, e sono molto funzionali. Durata 10 anni. Quindi il massimo. Oltre alla lista di nozze, di che cosa vi occupate? Oltre alla lista di nozze mi occupo anche eventualmente di bombonierine, segnaposto, confettata, tutto quello che poi è inerente al matrimonio, diciamo, il confetto sfuso e tutta la serie poi di piccoli segnaposto, dalla bomboniera particolare, esatto, che sono tutti molto graziosi, le novità, le teierine graziose che vedi lì davanti sono molto simpatiche, quindi cerchiamo insomma. Ma ecco, di dare la differenza. Un buon servizio. Ci proviamo. Country Wedding Day ci pensa il gruppo Open Music, ma che allieterà non soltanto questo splendido appuntamento, bensì pure i matrimoni. Certo, matrimoni, noi offriamo una musica, un tipo di musica che va dalla musica in chiesa fino ad arrivare al dopo cena, al dopo taglio della torta. E qui vedete alla mia destra Maria all'arpa, Maria Nardi, Roberto Esposito al violino o viola, Alessandra Faletti alla voce e Fabrizio Baldarelli, il più eclettico del gruppo, alla tastiera in questo momento, ma suona anche sax e clarinetto. E Giovanni anche Valentini. Che è il violino, sì, che di solito suono. Certo, siete anche molto bravi, abbiamo grazie. Avuto modo di conoscervi anche lo scorso anno, quindi certo. Di vedere insomma il vostro lavoro. Dicevamo musica classica ma anche contemporanea in base alle richieste. Sì, chiaramente in base alle richieste. E noi offriamo, ne parlavo poc'anzi a una coppia di sposi, anche un regalo da parte nostra di trascrivere, di scrivere la musica per il loro matrimonio. E un brano musicale che ricorda un loro incontro, un momento romantico della loro vita pre-matrimonio. E che rimarrà sicuramente nella memoria di tutti quel Fabrizio, giorno. Fabrizio, certo, Fabrizio è molto bravo anche ad adattare alcuni brani
per il nostro quintetto, e quindi abbiamo, non so, ha scritto Viva la Vida, credo, Due Respiri, per delle coppie che abbiamo accompagnato quest'estate. Ma li avete riarrangiati. Gruppo Open Music. Federico, rispetto ad altri eventi organizzati da Urbino Incoming, questo format è un po' diverso, un po' più di nicchia forse? Sì, anche perché abbiamo voluto, insieme alla collaborazione e all'ospitalità soprattutto di Vittoria Catering in questa magnifica villa, dedicare agli sposi tutta l'attenzione che necessita. Quindi abbiamo fatto un evento su invito dove gli sposi, le coppie di sposi, i futuri sposi oggi che appunto stanno venendo qui a Casal Vittoria di Fano, hanno la possibilità con calma di poter fermarsi con gli espositori, di poter fermarsi insomma con i vari fornitori di servizi e di conseguenza capire anche insomma meglio quello che gli aspetterà. Quindi però la cosa è molto bella perché comunque siamo in una location veramente fantastica sulle colline fanesi, per noi insomma era una novità perché siamo di Urbino, però la collaborazione anche tra noi insomma tra aziende credo che sia utile anche sì per poter avere un maggior numero di contatti e anche ovviamente di avere dei servizi di qualità. E avete avuto anche un buon riscontro? Sì, sì, stanno visitando insomma questa location diverse coppie e ancora poi insomma il pomeriggio è ancora lungo, poi avremo anche delle degustazioni, l'aperitivo con cucina vista, però abbiamo insomma un bel riscontro perché era un po' una scommessa fare anche una cosa per noi che siamo di Urbino a Fano dove naturalmente c'è tanta concorrenza, però insomma grazie alla collaborazione e il bellissimo rapporto che abbiamo con Vittoria Catering questo è possibile, ma pensiamo anche a altre cose. In mano io un trolley, perché se Francesco può abbassare, abbiamo un trolley con tante proposte per i viaggi di nozze, perché Urbino Incoming si occupa proprio anche di questo, di viaggiare nel mondo. Quali sono le mete, le destinazioni più richieste? Sì, tra le altre cose, tra gli eventi che organizziamo, siamo anche un'agenzia di viaggi e quindi facciamo anche viaggi di nozze. Ovviamente questo trolley era per te, perché se volevi partire oggi direttamente andrei subito, avevi la valigia pronta e potevi subito scappare dopo il lavoro. A parte gli scherzi, le mete più gettonate per gli sposi sono sempre comunque le mete di mare, quindi da Zanzibar alla Thailandia, al Messico, le Seychelles, Mauritius, quindi con mete tradizionali di mare prevalentemente. Ci sono anche qualche novità insomma anche negli ultimi tempi, anche delle crociere nel nord Europa, Capo Nord, e anche sta riprendendo insomma anche sicuramente il discorso del Sud America, dell'Africa del Sud, quindi Sudafrica, Madagascar, ci sono mete veramente per tutti i gusti. Ormai il mondo è molto grande, però comunque le persone sono molto curiose, quindi anche piacere anche di fare viaggi diversi, anche particolari, soprattutto oggi si parla di un turismo più esperienziale, cioè le persone vanno magari sicuramente ancora tanto nei villaggi e nelle strutture comunque standard, ma amano anche fare delle esperienze. Certo. Per esempio si possono insomma, raccontare insomma, qualche aneddoto, insomma, anche persone che hanno piacere insomma, di fare delle esperienze con la gente del posto, quindi scoprire come si va a pesca in Madagascar, scoprire come magari si può lavorare in un mercato asiatico, scoprire insomma, anche come si fa fare proprio scuole di cucina nei paesi del Sud America, quindi cose un po' particolari che oggi piacciono, perché comunque la gente piace fare esperienze insomma più che solamente fare un viaggio. Anche perché se possibile si va via non soltanto per una settimana ma magari anche per 15-20 giorni, si spera. Sì, diciamo che la media più o meno dei viaggi di nozze è sui 10-12 giorni, perché comunque oggi anche il lavoro magari non a tutti permette di poter andare via due settimane, però comunque 10-12 giorni sicuramente è la media del viaggio di nozze. E ovviamente è anche un'occasione per molti che appunto scelgono di fare questo viaggio sia di nozze ma anche servizi da noi, anche per scoprire insomma che il mondo è sicuramente bello da tutti i punti di vista, insomma molto vario, e di conseguenza hanno la possibilità, come dicevo prima, di fare esperienze anche diverse. Quindi punterei molto e focalizzerei molto l'attenzione su questo, cioè la possibilità, non la classica vacanza insomma che potresti fare anche in altre occasioni, ma molto più particolare. Esatto, sì, anche gli sposi che vengono da noi a volte insomma non hanno magari chiaro anche dove andare, quindi ci si affidano
affidano un po' anche a noi, che ci chiedono dove potrei andare, cosa mi consigli, e quindi di conseguenza abbiamo la possibilità anche di variare un po' anche le destinazioni. Però ecco, è una bella cosa, questo è un bel lavoro, io sono molto appassionato al mondo dei viaggi, al mondo del turismo, perché mi consente di conoscere posti nuovi, persone nuove e di parlare anche di posti nuovi, quindi questo credo che sia un bel lavoro, come anche il vostro di giornalisti, che conoscete sempre un sacco di gente. E anche quello di Casal Vittorio è un posto nuovo, quindi buona la prima. Sì, assolutamente, questo come dicevo è una location molto bella per matrimoni ma anche per eventi aziendali. Noi siamo molto contenti di poter essere stati ospiti di questo posto, e sai mai che magari non organizziamo anche altri eventi. E anche la partecipazione può essere sempre più personalizzata. Monica, tu sei titolare di Momi, sei una wedding planner, insomma ti occupi anche della grafica, di tutto appunto quello che riguarda la partecipazione. Sì, li curo diciamo dall'inizio, quindi dall'invito, che è quello da cui si parte, che poi oggi non è più il classico invito perché si può spaziare in idee nuove, cose diverse, fino al giorno dell'evento, dove poi insomma li seguo tutta la giornata, e quindi tutti i vari allestimenti e le varie cose. Vediamo nel tuo banchetto anche diverse esempi, come vedete ho in mano due pezzi di puzzle, quindi pezzettini che poi stanno andando ovviamente a comporre fino ad avere l'invito completo. Sì, poi è stato messo in una scatolina, quindi è arrivato a mo' di bomboniera, diciamo, e quindi le persone poi si sono dovute cimentare nel ricomporre il puzzle e avere alla fine l'invito finale. Sì, molto carino, anche delle foto addirittura ci inserite. Sì, quello che voglio. Sì. E dove è possibile avere maggiori informazioni? Allora, mentre trovate su Facebook, quindi come Momi Creative, matrimonio.com, che è un altro, e Instagram, e quindi anche lì sempre come Momi Creative ho la mia pagina dove potete trovare tutte le informazioni. Sì. Federico, allora un bilancio di questa giornata? Sì, una giornata molto bella, qui ospiti di Casal Vittoria, questa splendida location. Io ringrazio molto Sauro e Cesi che ci hanno ospitato per questo Country Wedding Day, che devo dire, visto che è la prima volta, insomma un esperimento di un evento dedicato agli sposi all'aperto, credo che sia venuto molto bene, quindi siamo molto contenti. E c'è stata davvero anche tanta partecipazione. Cesi, dunque, Sauro, vieni al mio fianco. Sì. Casal Vittoria aspetta tutti quanti, non soltanto per i matrimoni ma per gli eventi in generale. Esatto, matrimoni, feste di compleanno, cene aziendali, pranzi aziendali, perché Casal Vittoria è questo, offre tante possibilità. Allora, facciamo un bel brindisi a Casal Vittoria e a questo primo Country Wedding Day.